Gli ascolti televisivi del giovedì 2 novembre 2023, la competizione tra Rai 1 con Blanca 2 e Canale 5 con Il Grande Fratello, tutti i dati Auditel. Ascolti TV giovedì 2 novembre, chi ha vinto tra Grande Fratello e Blanca 2, tutti i dati Auditel. Ascolti TV giovedì 2 novembre, chi ha vinto tra Grande Fratello e Blanca 2, tutti i dati Auditel. Nella serata del 2 novembre, la programmazione TV ha offerto al pubblico un'ampia gamma di scelte, tra programmi di intrattenimento, informazione, ma anche film e fiction. L'analisi dei dati Auditel di ieri sera ci permette di determinare quale tra le trasmissioni in onda è riuscita a conquistare la vetta degli ascolti televisivi. Vediamo chi ha vinto per ascolti TV tra Grande Fratello e Blanca 2. Ascolti TV giovedì 2 novembre, Grande Fratello vs Blanca 2, flop per il reality di Signorini. Blanca, la serie di Rai 1, con i protagonisti Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon, è giunta ormai alla sua seconda stagione e sembra aver continuato ad appassionare il pubblico, che segue con grande interesse le vicende poliziesche e amorose di Blanca, accompagnata dal suo fedele Inneo. La serie ha tenuto incollati al teleschermo 4.200.000 spettatori, registrando uno share del 22,6%, vincendo così la competizione degli ascolti televisivi, anche contro il Grande Fratello. Dati Auditel di tutti i canali, ascolti Rai e Mediaset di ieri sera. Ecco i dati sull'ascolto televisivo relativi a giovedì 2 novembre. Il programma più seguito in prima serata è stato la serie Blanca 2, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, che narra le vicende di Blanca Ferrando, una giovane donna cieca che svolge il ruolo di consulente per la polizia. Di seguito, troverete le statistiche di ascolto per i vari canali. Rai 1 ha ottenuto 4.300.000 telespettatori per la serie televisiva Blanca 2, con uno share del 22,62%. Su Rai 2, l'episodio di Delitti in famiglia riguardante il caso di Loraes Stivale è stato seguito da 562.000 telespettatori, con uno share del 2,94%. Su Rai 3, il programma Splendida Cornice ha interessato 784.000 telespettatori, con uno share del 4,51%. Rete 4 ha raggiunto 916.000 telespettatori con il programma Dritto e Rovescio, ottenendo uno share del 6,40%. Canale 5 ha attirato l'attenzione di 2.342.000 telespettatori con la quindicesima puntata del Grande Fratello, registrando uno share del 17,38%. Italia 1 ha registrato 1.187.000 telespettatori per la partita di Coppa Italia fra Torino e Frosinone, 1-2, con uno share del 6,44%. La 7 ha coinvolto 755.000 telespettatori con il programma Piazza Pulita, ottenendo uno share del 5,32%. TV 8 ha avuto 368.000 telespettatori con il programma Cucine da Incubo, registrando uno share dell'1,87%. 9 ha intrattenuto 408.000 telespettatori con lo show comico OnlyFun, ottenendo uno share del 2,27%. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.